Buonasera a tutti e Buonasera a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft, il ventesimo. Allora, ho detto nel scorso episodio che... Ne sei proprio... Allora, abbiamo detto nel scorso episodio che interrompevo i video, ma a quanto pare non è stato così, perché volevo oggi in questo episodio, ovviamente sempre in modalità creative, che la uso per recuperare tutto quello perso, farvi vedere cosa ho fatto nel giro di oggi, praticamente nel giro di mezz'ora neanche, e cosa andremo a fare. Praticamente oggi andremo a ricostruire il... In pratica mezz'ora in creative equivale a una settimana e mezza, esatto, in survival. Esatto, e praticamente andiamo subito a vedere. E in più ci sarà anche una... faremo anche una sorta di... faremo anche una sorta di questionario. E volevo capire quale serie portare oltre a Minecraft. Ok, eccoci qua. Sì o no? Sì, vediamo intanto. Diteci nei commenti un'altra serie che vi piacerebbe vedere. Pensavamo a Pokémon Go, magari. Esatto, oppure boss. Oppure intanto uscirà la nuova serie prossimamente del TG, della nuova serie, esatto, del nuovo telegiornale. No, Active TG. Esatto. E qua si affronteranno tematiche per il sociale, per la natura, per diciamo avvenimenti, cosa ne pensiamo, e andremo anche con uscite sul campo addirittura. Esatto, andremo... Ma proprio sul campo, perché eravamo in un campo l'ultima volta. Esatto, quindi sappiate che... andremo a indagare. Che misteri sono rimasti da indagare? Tantissimo, sappiate. La cosa, allora, Sacro Graal. Sì, esatto, è il coso. Allora, come vedete qua, ho ricostruito praticamente e ho finito, a differenza della prima volta, la vetrata, sono anche riuscito a finire, e ho iniziato a fare la base per il ponte. Non ha una logica quella vetrata lì. Eccola qua, abbiamo finito, come vedete, la base per le scale. E si vola su. Allora, quella vetrata lì non ha un tetto. Come? È questo il tetto? Ah, quello è il tetto a vetro? Sì. Ah. È proprio simile, dai. Poi una di... quasi uguale. Un'altra differenza. Ho ampliato, ho aggiunto un'altra stanza qua sotto. Sotto, se vi ricordate, c'era solo la scala. C'era solo scala e una cesta. E una craft box. Ah, e c'è ancora. È rimasta fedele. E allora ne ho approfittato, perché non mi ricordavo più il livello, allora ne ho approfittato, ho ricavato un'altra stanza. Poi ho ricavato questa stanza, come prima, come vedete, è uguale. Manca solo l'acqua lì. E la cosa qua, ma ho deciso di toglierla per adesso. Poi ho messo l'incudine qua. E qua dietro ovviamente c'è anche la stanza risistemata, con sinistra incudine, centrale caso, laterale pozioni. Caso. Sì, a caso, quella roba che non so come mettere. E c'è anche la qua sopra, c'è la libreria, robe del genere. La cosa, le varie stanze con i libri incantati. Le stanze con i libri incantati, ho già cominciato a fare i piani. Adesso aspettate. Ah, ma non sono... No, ho cominciato, ma... Di solito c'è la solita mucca alpinista. L'hai vista? Sì, esatto. È sempre là. Eccola qua, aspettate. Eccola qui, come vedete ho appena cominciato. Un pochino qua. E quindi... No, mi sono dimenticato, c'è il tetto adesso. Poi un'altra cosa che pensavo di fare... La luce. Cioè, non c'è più, entra molta più luce. Esatto. Un'altra cosa che pensavo di fare, da qualche parte, ovunque nei punti dove arrivo comunque, perché siccome poi userò le litra... Pensavo di fare tipo una serie di piste di atterraggio, che tipo con tutte le lucette, che tipo noi arriviamo, viriamo, arriviamo, scendiamo sulla pista e atterriamo. Hai già provata? No, però ecco qua, tipo così. Quindi... Ah, delle piste di atterraggio. Sì, esatto, quando avrei detto litro. Che volevi fare anche un locale. Eccolo qua, avete sentito, si è mosso un pistone e ci ha dato la canna da zucchero. La farm di materiale per le torte di zucca, con la gallina che pone le uova. Poi qua sotto dentro c'è la cosa delle zucche, per le zucche, e la canna da zucchero per fare lo zucchero, appunto. La torta si fa con la zucca? Sì, torta di zucca, c'è la torta di zucca. Certo. Quindi oggi, allora, subito facciamo una roba, guardate. Allora, ci prendiamo una cesta per i miss. E facciamo anche la pista d'atterraggio, forse? Forse sì. Allora, ci serve
una chest. Poi abbiamo bisogno di, vabbè, dei blocchi a caso. Abbiamo bisogno di questa baule trappola, non serve. Abbiamo bisogno di un blocco di redstone. Guardate, nuove ricette sbloccate. Poi delle gelatine. Poi ci servirebbe degli osservatori e dei pistoni. Non mi ricordo se normali o sticky. Sticky mi pare, dei pistoni sticky, sì, che dobbiamo trovare da qualche parte. Guardate, qua c'è anche la mia testa del mio omino, che mi metto la mia stessa testa. Allora, lì abbiamo le nymph. Cos'è quella cosa lì? Questa è no, la prima pozione. Prima pozione. Lì. Ampolla d'acqua davanti. No, prima quell'altra. Soffio di drago. Cioè. Non lo so. Mai visto. Questa parte mi è nuova. Legno della giungla. Di quercia scura. Cioè, c'è anche la quercia scura. Non l'hai mai fatta? Mai visto quercia scura. Allora, dobbiamo trovare... C'è anche lì sopra quella... No, ma c'è la redstone. È saltato lì, che è l'unica giusta. Ok, ci abbiamo degli sticky piston. Poi avremo bisogno di un blocco di redstone. Ce l'abbiamo. Una leva. Anche due. Cosa stiamo facendo? E dovremmo esserci. Allora, io ho deciso di farlo dove era, nel punto originale. Quindi qua. Cosa? Adesso scoprirete, se mi ricordo come si fa. Allora, posizioniamo, facciamo iniziamo così. Bene. Uno, un blocco qua. Facciamo due, se non sbaglio. Poi abbiamo bisogno di... Aspettate, che salgo. Abbiamo bisogno di... scendiamo. Un osservatore che guarda in qua. Un golem. Un golem, sì. E un osservatore che guarda in qua. Come vedete abbiamo questo qua. Poi avremo bisogno di... Cosa c'è? Abbiamo bisogno... Come se verra. Qua, su. Abbiamo bisogno di qua. Uno sticky piston. Eccolo lì, come vedete è partito con successo. Questo. Poi andiamo a mettere una leva qua. Ok, l'abbiamo bloccato così, ora ci serve una cosa slime qua. E poi dobbiamo fare una, due, tre, per la lunghezza che vogliamo. Ah, ma è coso di rotaie? Sì, esatto. Ma guarda che gli dà le botte. No, che bel freddo. Allora, questa qui è così. Avremo bisogno di tante cose, tanti hopper. Noi faremo una roba del genere. Faremo così. Allora, un hopper qua. Vediamo se... Un hopper qui. Poi facciamo... Eccolo. Un hopper qua. Ci ha raggiunto. Guarda qua. Poi. Facciamo tutto un sistema di hopper praticamente collegati alle ceste in maniera casuale, perché tanto comunque andranno lo stesso a riempire le rotaie. Di rotaie qualche cesta sicuramente verrà riempita, quindi sappiamo noi con certezza che una cesta almeno di tutto si riempie. Quindi questo qua così, ecco fatto. Questo è il sistema di hopper. Tu guarda, il primo che vuole sparisce, bravo. Ok, ora dobbiamo fare il sistema di acqua. Per fare il sistema di acqua, come si fa? Allora, intanto blocchiamo il passaggio all'acqua. Quindi, materiale. Io lo faccio in legno. Ho deciso, lo facciamo in legno. Facciamo tipo una casetta di montagna, no? Facciamo in legno scuro. Ah, si è attivato. Si è attivato il pistone e quello là. Quindi probabilmente c'è o una canna da zucchero o qualcosa. Che figata la zucca che ti dà tutti i materiali per la... Sì, può vedere dentro. Due canne da zucchero. Semplicemente c'è una serie di pistoni che spostano qua con un comparatore, che appena rilevano che c'è un cambiamento di cose, di... come si chiama adesso? Non mi viene... Puoi far vedere, che mi interessa anche a me.
Ti giuro. Fuori dai coglioni. Non so come fare quella roba lì del compattatore. Fuori. Io magari anche fare. Me li metto con le uova che così sono sicuro di trovarne uno potentissimo. Li provo tutti. Ti coglioni. Ok. Abbiamo chiuso qui. Sparisci dalla mia vista. No, qua. Porca miseria. Non ti fa danni. Ok. Qua dovrò mettere degli slab perché sennò non si aprono, ma li metterò successivamente. Beh, ma quelle tramogge lì non sono in più quelle esterne. No, queste qua perché una porta una e una porta l'altra in caso di emergenza. Quindi poi andiamo a prendere un secchio di acqua. Che adesso vediamo subito come. Aspettate, scusate che. E Allora. lì non ci sono i fiori in teoria. Aspettate, volevo prendere un attimo prima un paio di slab. Per fare il contorno qua Certo che comunque. tutti gli episodi fermo de notte. Sì, è sempre di notte. Sempre. Cioè non è possibile. Porca miseria. Cioè non so se vi siete resi conto che non c'è niente, cioè non si riesce. È una legge di Minecraft, mettetelo in testa. È una legge di Minecraft che secondo il coso non può essere fatto dopo un tot di tempo, non può essere fatta la cosa. Che cosa? Cioè di giorno, dopo un tot di tempo, devi per forza farlo di notte, quindi. Ah. Ok. Passiamo da qua, prendiamoci il famoso secchiello d'acqua che lo troveremo qua da qualche parte. Allora, bla 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 bla. Secchiello di acqua e di lava. Dovremmo esserci quasi. Qua ci sono tutte le nostre belle ovetti, pozioncine. I secchielli non se ne vedono. Ci sono anche i dischi musicali. Questi qua non sono mai riuscito a prenderli, li metterò su e li proverò ad ascoltare, magari sono anche belli. Mai sentito. Mai sentiti neanch'io, dopo semmai proviamo. Io non so dove si trovano i secchi con la lava. Non nel coso. Allora. Ta 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 ta. Dovrebbero essere qua, quindi. Eccolo qua, secchio con la lava. Al posto dello sticky piston. Quindi ora ci prendiamo un secchio. Tanto entrate tutto. Sì, vabbè, vedi come sparisce. Che è successo? Ok, come vedete non è abbastanza, quindi noi semplicemente andiamo qua. Vai ancora un altro avanti. Proprio di uno manca. Tutta quella acqua lì mi tiene. Ora dai vai. Ok, ora facciamo Un tetto. ovviamente sì, un tetto per evitare che schizzi fuori la roba e la facciamo in vetro blu. Perché Baita di montagna. esatto, baita in montagna col vetro blu. No, non Coppola. Ascolta, vabbè, che sei bello però. Apri la porta, va là. Ok, te mi hai fatto schizzare tutto, ma vabbè. Ok, buono, ora basta fare un bordino leggero proprio per evitare che la roba schizzi fuori. Ora lo facciamo anche di qua. Buono. Una roba proprio leggera proprio. Poi comunque andrò a chiudere il tutto e farò una pedana di accesso dall'esterno, probabilmente. Ok. Ora proviamo. Come Perfetto. vedete funziona. C'è qualcosa che ci rimane sopra, ma Sai cosa si potrebbe per quello fare? che rimane sopra è misura minore. Sai cosa si potrebbe fare? Si potrebbe mettere oltre a quelle rotaie lì, anche le altre rotaie. Come vedete qua O no? stacca a profusione. O no? Sì. Si può mettere anche gli altri tipi di rotaie magari, sempre Esatto. sulla La stessa cesta in pila. fondo non la prende perché
prendiamo un po' i binari attivatori e un po' di questi. Ma se metti di lato altri sticky pistol per fare stessa roba, se li metti di lato. Non credo. Come si fa a attivarlo da fuori? Da fuori no, niente, qua metterò una porta con una passerella che mi dà accesso. Ah, okay. Poi guardate qua quanta roba rimane sopra. Rimane sopra. Vabbè, va. Ma per quello si può optare in teoria, ovviando, con uno slab in teoria dovrebbe rimbalzare la roba e cadere. Quindi noi proviamo a metterci una bellissima slab di quarzo. Posto è vero. E dovrebbe in teoria la roba rimbalzare. Però non rimane attaccata. Non me lo permette di attaccarlo. Metti sopra. Eccolo qua. Ma riesci a mettere altri blocchi di slime attaccati a quelli lì sotto? In teoria sì. Ecco fatto. Ora proviamo a vedere cosa succede. Non così. Magari. Mi rimane molto di più sotto. Rimane sopra, no, guardate. No, anzi. Cos'è sto bug? Prova a fermarlo. Fermati. Andiamo. Pare che ce ne siano rimaste come prima, più o meno. Sì. È cambiato tanto. Però è bello con lo slab sopra, fa figura. Mm.